bisogno davvero di un grande controllo, controllo che le risorse non vadano a finire nelle mani sbagliate, che la necessità del contrasto di quelle che sono le attività non soltanto della criminalità organizzata, ma anche di quelle che sono attività corruttive che in occasioni come queste si presentano regolarmente. La ministra Lamorgese si riferisce alle tante risorse che il decreto Genova e il PNRR hanno destinato a due importanti opere portuali, la nuova diga di Genova e la rifunzionalizzazione dell'area portuale Fincantieri di Sestri Ponente. Per queste due opere sono stati firmati in prefettura a Genova due protocolli di legalità. A monte c'è l'esempio della ricostruzione del ponte crollato nel 2018, il cosiddetto modello Genova. Noi mettemmo delle norme secondo cui se erano delle aziende, delle società nelle white list si andava avanti, salvo poi fare i controlli. Anche i sindacati hanno firmato l'articolo 11 in cui si parla di monitoraggio e tracciamento dei flussi di manodopera, mentre è ancora in corso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere del controllo dell'area metropolitana.